17, venerdì 17, si terrà presso i locali della Fondazione Aiutiamoli a Vivere un convegno sulla formazione finanziata, sulle politiche del lavoro, la formazione finanziata e vedrà la partecipazione di moltissime aziende, di molti consulenti del lavoro, molti lavoratori, per fare un approccio corretto al problema della formazione. Diciamo che la formazione è uno strumento di crescita della società, delle aziende, della persona e molto spesso non sappiamo che la formazione dei lavoratori è qualcosa che è finanziato già dallo Stato, dalla Regione e quindi non usufruiamo nella maniera corretta perché non siamo così portatori di questa cultura della formazione che è anche la cultura della sicurezza, perché attraverso la formazione avviene anche un processo di crescita, soprattutto nell'ambito professionale e soprattutto della sicurezza del lavoratore. E noi assistiamo a dei rituali, no, in cui le aziende considerano ancora la formazione come un costo e non un investimento. E il lavoratore la subisce come di converso, come qualcosa che lo distoglie dall'attività lavorativa, che è noiosa. Molto spesso, a volte capita anche questo, che la formazione possa rappresentare un elemento di noia se non fatta in modo corretto. Ma se una formazione professionale fatta in modo corretto rappresenta un elemento di stimolo per il lavoratore, no? Quindi le aziende dovrebbero farne propria come cultura della formazione e quindi implicitamente anche della sicurezza. Noi assistiamo sempre a una serie di infortuni sul lavoro costantemente, muoiono circa 3 persone al giorno nell'arco dell'anno, circa 1.000 lavoratori muoiono per il lavoro. Molto spesso sono causa di una formazione carente o addirittura inesistente. E quindi noi dovremmo farci anche una riflessione. Quando lamentiamo i continui morti sul lavoro, dovremmo anche riflettere perché questo accade. Diamo spesso colpe a cose e situazioni inesistenti, basterebbe andare alla radice di questi problemi e vedere che la formazione sta alla base della conoscenza, della professionalità di un lavoratore. E questo è quello che noi vogliamo portare all'attenzione con questo nostro convegno, sensibilizzando tutte le parti sociali che sono coinvolte, dai lavoratori, dai consulenti del lavoro, dalle aziende, e quindi vedremo una partecipazione molto numerosa di queste figure all'interno di questa nostra manifestazione, che ripeto, vedrà, spero abbia successo e che intendiamo anche come prima fase portare a conoscenza della popolazione in maniera più ampia attraverso una pubblicizzazione dell'evento.